Notizie di Formula 1. La Formula 1 finirà in catastrofe se verrà introdotto il BOP. Il BOP, il Balance of Performance, uno strumento per bilanciare le vetture e portarle tutte allo stesso livello. Ma perché avrebbe introdotto questo strumento? Questo perché, a quanto pare, stando ai rumors, l'Alpine ha un deficit sul suo propulsore, ovvero paga 30 cavalli in meno rispetto ai motori di Ferrari, Mercedes e Honda. L'ultima volta che è emerso l'argomento dell'equalizzazione del motore di Formula 1, la FIA ha suggerito che il modo migliore per affrontarlo era quello di fissare le prestazioni delle migliori unità di potenza per renderle uguali, piuttosto che aiutare chiunque fosse rimasto indietro. Wolff ha chiarito però che qualsiasi azione che avrebbe un impatto sulle prestazioni di tutti manderebbe in bancarotta la meritocrazia della Formula 1. L'intrattenimento segue lo sport, e il motivo per cui lo sport è così credibile è perché devi solo lavorare sodo per avere successo. Se stai ricadendo come fornitore di motori e il tuo motore non è performante come gli altri, questo ovviamente è un problema di tutti, ma allo stesso tempo con un motore congelato non vogliamo rinunciare a dare un'opportunità a qualcuno. Ma toccare qualsiasi tipo di flusso di carburante o BOP è una catastrofe, è una dichiarazione di bancarotta per la Formula 1. Non se ne dovrebbe nemmeno parlare.